Vittoria del Castello delle Forme che vale l'aggancio all'Assisi nel campionato di seconda categoria, girone B, al termine di una partita dove nel primo tempo ha forse fatto meglio la formazione dell'Assisi, ma è arrivato paradossalmente il gol della vittoria. A dirigere l'incontro, che si è giocato a Villanova, il signor Andrea Isidori della sezione di Perugia. Assisi in maglia blu, Castello delle Forme invece in maglia giallo-rossa. E come vi dicevo, la prima parte del nostro filmato per quanto riguarda le azioni è tutta dell'Assisi. Qui c'è un bel controllo da parte di Isenai, la palla in mezzo, il tiro forse un po' debole da parte di Orlandi e la palla che finisce sul palo. Buona occasione per l'Assisi, altra occasionissima con Fronduti che non riesce a deviare in rete. Sempre sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla spiove, c'è la respinta, poi la conclusione di prima intenzione splendida ancora di Orlandi, la palla che va a colpire il palo. Ma arriva il gol vittoria, guardate che bellissima punizione da parte di Daniele Concia, che al 31 porta in vantaggio il Castello delle Forme tra il tripudio della panchina e della tifoseria locale. Dunque locali in vantaggio, ma l'Assisi non demorde, con Cavanna prova a rendersi pericoloso. Qui però l'arbitro dice che può bastare così per quanto riguarda la prima frazione. Il secondo tempo inizia con il Castello delle Forme in vantaggio. Andiamo a vedere le immagini, ci sono meno occasioni in questa seconda parte della ripresa, con l'opportunità per l'Assisi, il tiro con la palla che va sul fondo, qui il portiere dice tutto a posto, ma lì per lì brividi. Calcio di punizione per il Castello delle Forme, ottima opportunità e la palla colpita sotto misura da Pignattini va ad incocciare sulla traversa. Dunque ancora l'Assisi con l'apertura, il cross, il tentativo di colpo di testa buono a centro aria, pallone che termina sul fondo, c'è il tempo per un'ammonizione per l'allenatore della Assisi, finisce così del Castello delle Forme, finisce così con la vittoria per 1-0 del Castello delle Forme sull'Assisi. Sì, buonasera a tutti, il commento è presto detto, è stata una partita sporca contro una grandissima squadra, il campo l'ha dimostrato, abbiamo sofferto tantissimo e niente, siamo riusciti a trovare il gol su una gran punizione il primo tempo e poi abbiamo retto l'urto sia il primo tempo che il secondo. Sapevamo che l'Assisi ha delle grosse individualità, è una squadra costruita per vincere, l'ha dimostrato oggi, credo con un po' di bravura e un po' di fortuna l'abbiamo portata fino alla fine. Quindi adesso testa martedì e poi pronti per domenica prossima. Beh sì, è stata una partita bella, ben giocata da entrambe le squadre. Penso che i nostri primi 35 minuti sono stati straordinari, potevamo addirittura avere un doppio vantaggio, abbiamo preso palo, traversa, sulla respinta non siamo stati in grado di fare gol, poi abbiamo subito una punizione bellissima, siamo andati sotto, non abbiamo smesso di giocare, abbiamo costruito ancora un'occasione per pareggiare il primo tempo, l'uomo ha solo col portiere, una al secondo tempo, tre colpi di testa, loro hanno fatto solo in mischia un palo sul liscio del nostro giocatore, è chiaro che giocavamo contro una squadra molto forte, ben allenata, però penso che la sconfitta oggi sia nettamente immeritata, penso che avremmo ricriminato anche in caso di pareggio. Faccio i complimenti al Castello delle Forme per l'ospitalità, sono stati veramente gentili, ma devo fare un grande complimento ai miei ragazzi, dei quali sono orgoglioso perché hanno giocato una grandissima partita.